Vorresti vincere una tastiera super fighissima da gaming, completamente meccanica? Perché ormai della tua ti sei stufato perché è vecchia, è brutta, o comunque vorresti un po' cambiare, avere qualcosa di nuovo, veramente innovativo tra le mani? Allora le cose da fare sono veramente semplici. Iscriviti a questo canale, lascia un mi piace a questo video e commenta con qualcosa di inerente al video nella descrizione. E le ulteriori cose per partecipare le puoi trovare alla fine di questo video. Sono veramente cose semplici, assolutamente gratis e ti permetteranno di vincere una tastiera nuova della Drevo. Arriviamo a 2000 like e in un prossimo video vi dico come sfruttare le skin in modo che possano aiutarti a vincere su Fortnite Battle Royale. Friuli a tutti, io sono Alti di Pura Fibra Italiana e in questo video, come sempre, sono col mio capellino da 50 centesimi. Scommetto che tutti voi giocate a Fortnite, o perlomeno lo seguite se siete in questo video. E come penso tutti sappiate, gli zaini sono stati una delle cose che hanno aggiunto ultimamente su Fortnite. Chiaramente danno quel tocco in più, ma volendo possiamo anche toglierlo se proprio un zaino o comunque un oggetto dietro la schiena non ci piace. Come nei video precedenti dove valutavo gli ombrellini, deltaplani e in uno dove valutavo le skin, in questo video valuterò allo stesso identico modo gli zaini di Fortnite. Se non avete visto i video precedenti ve li consiglio, vi lascio per comodità il link nelle schede e in descrizione. Ma spiegando come valuterò questi zaini, dovete sapere che darò una valutazione da 1 a 5 che state vedendo in questo momento. E questa valutazione, in sintesi, l'1 fa proprio schifo lo zaino e il 5 vuol dire che è proprio fighissimo, che lo userei quasi sempre. Ma ora non ci resta che andare a valutarli tutti. Yuhu! Partiamo subito, questo zaino non è ancora uscito, però mi piace una vita. Sinceramente, in generale, il mondo dei writers, cioè le skin che ci hanno fatto e tutto il resto, non mi piace tantissimo, però questo è veramente una cosa fighissima. E so già anche con che skin uscirà, ossia quello di Abstract, che sarà il nome della prossima skin che faranno riguardante il mondo dei writers su Fortnite. Questo invece... Warpaint, non so che zaino sia, però è figo. Allora, se questo, a questo gli darei un bel 4, perché comunque non lo utilizzerei sempre, devo ancora vederlo comunque in partita. Questo qua gli darei 3, perché comunque figo quanto vuoi, però non è niente di speciale, non mi sembra niente di speciale. Questo qua... Ah, ho capito di cosa sono sti zaini, ok. So anche di che skin sono, questi non sono ancora usciti nel gioco e usciranno a breve con le due nuove skin, quella col... Questo è quello col tipo che ha il berretto azzurro fin qua, tipo con la maschera da scheletro. Questa è la tipa col berretto rosa. Questo è più figo secondo me, però il fatto che sembra una scatoletta, un frigo portatile non mi piace proprio. Cioè potevano dargli un altro colore, invece i caricatori messi qua così sono fighissimi. Comunque 4. No, 3, 3, entrambe 3, entrambe 3, anche questa 4, boh, 3 anche questa, tutte e 3. Tutti gli zaini riguardanti gli sciatori in generale non mi piacciono tantissimi, forse quello del tedesco gli metterei 2, però, cioè gli metterei 3, però tutti gli altri gli metto 2. Questo zainetto là dei sogni sinceramente non mi piace per niente, anche se di solito lo stile con l'unicorno eccetera io lo amo, e stavolta proprio non mi piace, quindi comunque ho sbagliato. Non facevo altro che guardare di qua perché ho il secondo schermo di qua e ora inizio a guardare di qua perché sono stupido, mi sto guardando di là. Comunque, sì, non mi entusiasma troppo questo qua, i due, cioè veramente anche questo non mi ispira più che tanto, anche in questo caso gli... No, beh, questo già tre. L'uovo 0, cioè 1, non mi piace per niente, anche questo 1. La scatola di pizza, questa è figa, 4. Questa non mi piace, 2, cioè non so cosa sia neanche, non so neanche, è quello del pesce robot, boh, non mi piace, 1, questo 4, ah questo è quello del pesce robot, ok, 4, 5, piace una vita questo, a me piace un sacco anche la skin, questa è forse la mia preferita perché... Perché veramente queste ali stanno bene a qualsiasi cosa. Infatti io voglio... A me non piace la skin del tipo, però mi prenderò la skin del tipo solo per avere le ali, perché mi piace un sacco. Questa è quella di Raptor, carina, 4. Quello del Red Knight, molto molto carina, 4 anche questa. Le bandiere, 5 anche queste. Probabilmente prenderei Wukong solo per avere le bandiere. E vedo che tantissimi usano questo zaino, ma sinceramente a me non è che...
cioè, prenderei più per la skin che per lo zaino vero e proprio. Comunque, anche qua gli darei un voto 4. Non mi piace la chitarra. No. Questi zaini mi fanno proprio cagare. Volevo dire 2. No, 1. 1 e 1. 1. Non mi piace. 1. Non mi piace. 1. 2. 5. Mi piace un sacco. La uso praticamente sempre. Sì. Per ora è la mia preferita. Se avessi le ali sarebbe la mia preferita. 2. 4. Ci sta. 4. Ci sta. 5 è la seconda mia preferita insieme a quello di prima. Ah, sono già finite. Ma che merda. Ma mi aspettavo un po' di più zaini. Si vede che li hanno aggiunti da poco, perché effettivamente... Vabbè, dai, allora vi dico qualcosa in più, perché... Boh, insomma, concludo il video. Cosa mi piace di questo? Il fatto che abbia il razzo. Cioè, veramente, i razzi mi sono una roba fighissima. Qua la borraccia è fighissima. Qua il fatto che sia comunque uno zaino militare mi piace. Questo qua è un ammasso di cianfrusaglia a caso che non mi piace. Lo scudo mi piace perché ci sta veramente bene con qualsiasi cosa. Gran parte delle skin che uso metto questo scudo perché è fighissimo. E questo vale lo stesso ragionamento, però chiaramente questo è nero col drago, super figo, questo invece no. Questi qua non mi piacciono perché o li metti con gli astronauti o raramente stanno bene con qualcos'altro. Questo mi sembra un vestito, cioè mi sembra un corpetto, no? Non mi sembra uno zaino. Boh, cioè ha la forma di un vestito, non lo so. Questo qua è orribile, ma che cos'è? Questo sembra una tartaruga ninja, sembra. La chitarra la puoi usare solo con quella skin se vuoi avere un effetto ad impatto, altrimenti con altre skin fa cagare. Questa qua ninja la usa, se non sbaglio, con l'avviatore, però vabbè, ninja è ninja, quindi qualsiasi cosa usi è figa, cioè a prescindere. Le bandiere sono troppo reali, sono bellissime, sono fantastiche. Questo qua, insomma, uguale, stesso discorso degli scudi di prima. Qua la borraccia, la paletta, cioè la pala veramente sotterra i nemici. Le ali, ma basta, cioè le ali fighissime. La mia preferita. La mia preferita sono le ali. Ecco, questa skin io la devo prendere assolutamente perché la amo. La amo tantissimo. Ripensandoci, questo l'ho voltato 4, ma alla fine è una borraccia con un frigo, quindi forse è meglio dargli 3 perché non è niente di che. Anche questo alla fine non è niente di che se penso alle altre, quindi 4 comunque questa. Il fiocco nero è quello dell'orsetto, però a me l'orsetto in generale non piace troppo, e il fiocco nero appunto a cos'altro lo metti? Questo qua non mi piace proprio, quella skin mi fa proprio schifo. Questo ancora devo capire di che cos'è. Non lo so, scrivetelo nei commenti, non so cosa sia questo. La pizza, fighissimo. Le uova, una merda. Tutto il resto, boh, non ho altro da dire, sinceramente. Penso di aver espresso tutta la mia opinione. Le ali sono il mio zaino preferito in assoluto. Qual è invece il vostro preferito? Scrivetelo assolutamente in un commento qui sotto, perché voglio sentire i vostri pareri su questo. O comunque qual è quello che vorreste avere. Anche oggi ringraziamo la pura Fibre del Nastron qua, grazie per essere iscritti. Noi già siamo in 107.000 e cresciamo sempre di più, quindi dovete iscrivervi anche voi. Condividete questo video con i vostri compagni di team e con i vostri amici. Lasciate un mi piace, commentate con appunto lo zaino che preferite di più e quello che vorreste avere. E ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! Per il concorso della tastiera dovete sapere che la Drevo ha progettato una nuova tastiera. Per questo progetto su Kickstarter, che è un sito che raccoglie progetti e fondi di persone che credono in quel progetto, in soli 54 giorni ha raggiunto 54.000 euro di fondi. Ovviamente, se anche voi voleste donare qualcosa, sappiate che se superate certe soglie di donazioni, 55 euro, 69 euro, 99 euro, riceverete qualcosa. Quindi se donate 55 euro avete già la tastiera, in pratica la comprate. Ovviamente nessuno vorrebbe comprare qualcosa o dare i soldi in qualcosa che ancora non è stata realizzata. Allora potete ben vedere il video del prototipo di questa tastiera che ora io vi mostro a schermo. È veramente fighissima, ha un design super figo ed è la miglior tastiera di Drevo, a detta di Drevo. Nel senso che fino ad ora è la migliore che loro abbiano mai fatto, anche col mouse laterale, quella rotellina che fa da mouse, che è veramente una cosa fighissima secondo me e che può aiutare in certe situazioni per cliccare super in fretta col dito, veramente può essere davvero davvero comodo. Poi è una tastiera piccola, compatta, quindi ottima per il gaming che non vuole avere tastiere super giganti, il che peggiorano un po' la situazione. Basta andare in descrizione a questo video e troverete un link che vi farà compiere determinate azioni. Queste azioni vi faranno ottenere un punto a ciascuna e alla fine
Chi otterrà più punti ha più probabilità di essere estratto nel giveaway di ben due tastiere di questo tipo, una wireless, una col cavo. Sono cose veramente semplici da fare, quali seguire Drevo su Facebook, iscriversi a Pura Fibra Italiana su Instagram. Noi non c'entriamo nulla, nel senso che non daremo noi la tastiera, noi non ce l'abbiamo, faremo un video a riguardo prima o poi, ma per ora non ce l'abbiamo. E si occuperà completamente Drevo di scegliere il vincitore una volta estratto casualmente e di inviare la tastiera al vincitore. Vi consiglio assolutamente di fare questa cosa perché non vi costa nulla, alla fine si tratta solo di seguire delle pagine e voi potreste comunque vincere, vi verrà notificato via mail la vincita. Quindi, che cosa aspettate? È veramente una cosa facilissima.